Sarà una manovra timida? Ci sono diverbi nella maggioranza sul cuneo fiscale? È stata una lunga giornata di trattative per Giorgia Meloni, incontri prevertici per limare una manovra che alla fine ha visto la luce a mezzanotte dopo 3 ore di Consiglio dei Ministri, iniziato alle 9 di sera. Le richieste dei partiti di maggioranza erano state tante, ma la coperta corta. Ma le vostre promesse elettorali finiscono in un falò? Nonostante la difficoltà, fin da subito vengono realizzati alcuni punti. Non andiamo lì con le baionette, non ci sono asce di guerra da mettere giù, ci sono soltanto da tirar su misure concrete. Non c'è l'azzeramento dell'IVA su pane, pasta e latte come chiesto dagli alleati, ma Forza Italia porta a casa la decontribuzione per le assunzioni degli under 35 e le pensioni minime a 600 euro. La Lega, la flat tax per gli autonomi e quota 103. Quindi c'è una manovra che riesce a dare una mano vera alle famiglie, alle imprese, quando pensavamo di dover fare fondamentalmente poco più che passacarte perché i tempi erano stretti. In realtà c'è una manovra che inizia anche a entrare nelle scelte politiche. Sul cuneo fiscale avete fatto poco? Per esempio, se qualcuno ancora prima di leggerla, esatto, ha già Bologna, deciso che fra che poco detto che voleva uno shock sul cuneo fiscale. Ma certo, gli industriali chiedono di più, i sindacati chiedono, è normale, sono degli inizi. Superati i contrasti interni alla maggioranza, non ci sono mai stati contrasti. Non c'è nessuna tensione. Il Consiglio dei Ministri è anticipato da un prevertice alle 5 di pomeriggio. Ministro, ci dite cosa fate buonasera sul reddito di cittadinanza? Non lo toccherete fino al 2024, Giorgetti? C'è questa ipotesi? 2024. Aspettate il Consiglio dei Ministri, fra un'ora, grazie. Il Movimento 5 Stelle è pronto a tutto, ovviamente a contrastare questo proposito disumano del governo, scendendo anche nelle piazze. Ci sono forse frizioni nella maggioranza sul toccare il reddito di cittadinanza? Ci credo, prendersela con i più deboli è quanto di più vile si possa fare in questo momento. Daremo battaglia. Prevale alla fine la linea cauta della ministra Calderone, un periodo cuscinetto fino al 2024. Nell'arco del 2023 chi è in grado di lavorare avrà diritto a meno periodo di copertura rispetto a prima. Chi invece non è in grado di lavorare avrà piena tutela. E dal 2024 sarà solo... E dal 2024 rivedremo l'intero sistema. Questo posticipo serve per evitare le tensioni sociali? Posticipate per evitare tensioni sociali? Non c'è questo tipo di dato. Non dobbiamo inseguire il consenso. Poi se chi ha governato fino a ieri vuole soffiare sul fuoco se ne assumerà la responsabilità. Andiamo in piazza addirittura. Se Conte va per strada non ci dispiace, ma lui insomma.